Vai, vai, dillo te. Vieni, vieni, dillo te. Vieni, vieni, dillo te, dillo, dillo. Vai, vai, dillo te. E allora, ditelo voi. Certamente, ditelo voi. Bravo, bravi, grazie, grazie. Siamo così, telefonate da tutta Italia. Bravo, ditelo voi. Ditelo voi, seconda puntata. Secondo appuntamento. Ci avete visto? No. No! Oh, lascialo fare. Un momento, non si è nemmeno iniziato, un attimino. Ma gli hanno attaccato che parli da solo. Lo so me. Allora, prendilo te. No, prendilo te ora. No, 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 vai, vai, vai. Buonasera, siamo giunti alla seconda puntata. Ditelo voi. Come va? Come si dice? Come si dice in Toscana una certa cosa? Noi siamo partiti dal primo appuntamento. Com'era? Il primo appuntamento era così. Che Jerry aveva trovato un'automobile. Un maglione e la camicia, primo appuntamento. Aveva trovato un'automobile che dondolava con i fari spenti, con il motore spento, i vetri appannati. Lui ha detto, che faranno? Che fanno lì? E mi sono spostato, ho detto, andiamo a sedere di là. E che fanno lì? E noi abbiamo chiesto in giro in Italia come si dice quando si vedono certe situazioni, vero? Con il primo appuntamento, ecco qua. Il maglione giusto, la camicia giusta, come sei bella così tutta sfogliata. Io direi via il servizio. Rimettiti la camicia, pago il servizio. Ditelo voi. Signorine, come si chiama questo signore? Sandy, il nome meraviglioso. Ah no, ha detto Sandy o tu sei sordo? Perché a volte ha detto un po' di sordo e tu sei. Ha detto Sandy. È un nome inglese, tu lo conosci in inglese? Sì. È un nome inglese. Invece la signorina? Luana, capito? Luana, è un nome giapponese. No, è un nome di Luca. Vuol dire bellissima. Allora, Luana, Luca. Luca. E Sandy invece? Anche io, abito a Luca. Abiti a Luca, ma non da tanto tempo? No. Da dove vieni tu, Sandy? Romania. Capito. Ci sono i romani, allora, no? La domanda si fa difficile ora. Io lo domando a Luana. Bravo. Allora, Jerry ieri sera girava qui intorno alle mura e a un certo punto ha visto un'automobile. Qui fuori. Con i vetri appannati. La macchina era italiana. Una macchina italiana. Con i vetri appannati. La musica... Alto volume. Un ragazzo e una ragazza dentro, Luana. La macchina si muoveva. Ho detto, Jerry... che fanno? Fanno ficche. Non lo dio. No. No, troppo grosso. No, un pochino più vicino di quella grossa. No, te. Abbasso volume. Sì, cosa facevano? Suonavano. Cosa? Suonavano. Ha paura, ma. A cefalù come si dice? Che stavano? Schienavano. Schienavano, è bellissimo. Com'è? Guarda quei due. Trafichiavano. Guarda quei due come però quella di prima mi piaceva di più. Quei due stavano schienando. Schienando. A cefalù e tu. Grazie, Mario. Come si dice? No, ragazzi, cinese non è cinese. Cinese no. Non lo fa, cinese non... Che Dio, ma secondo me... È la maionese. La maionese! Signora Elisabetta, la ringrazio. La maionese viene bene.
Ha paura, ma trombavano. A Luca si dice oppure l'ha detto lui. Ma ha preceduto. È stato più svelto lui. Cinese pochino. Come si dice in cinese quando due? Ah, no, non fanno Cina. Non lo fanno? No, pochino. Pochino, guarda Jerry. Pochino. Che facevano? Pippavano. Con quante P? Quattro P. Pippavano. Non ce l'avete detto. Grazie Ario. A Luca, capito? Con quattro P. Mica... A Luca fanno così, Bravo, fanno bene a Luca. Si voleva in bene. Yeah. What stanno facendo? They're having sex. Hanky panky. Come? Hanky panky. Hanky panky. È come quello di prima. Having sex. Sex bomb. Thank you. Lo dice, dillo. Non ti vergognare. Cariavano. Ti ringrazio. Che facevano quei due? Diglielo te. Pensavano intensamente. Ah, perché se uno pensa parecchio forte si muove lei. Sappanna. Ah, è vero, pensare sappanna. Però il movimento della macchina, come mai si muove? Il movimento c'è, sappannano e si muovono. Pensano a appannare. Allora, pensano. Ma allora loro sappannavano loro anche, sappannano. No, non lo so, però loro sono lucidi perché stanno pensando. Sono lucidi però sappannano. Allora se ti passa un amico dice lasciali fare, quei due stanno pensando. Sì. A Luca lasciali fare sicuramente. Lasciali fare e quei due stanno pensando. Ho detto, come mai si muove la mano? Sono mia stata io, Io non ho visto, non ho guardato. Ha visto te. C'era la signora. Allora, dato se era lei, che stava facendo dentro? Io perché vedevo un muovere, dico, che fanno lì? Non capisco. Lo zig zag. A Lucca fanno lo zig zag. Io pensavo fosse un insetticida. No, lo zig zag è così, si vede una cosa. Non lo fanno? No, pochino. Che altro possano fare? Non lo so. Come si dice a Viareggio? Della FIA. L'avete fatto dire? No? L'avete fatto dire, brava, a Viareggio. No, a Viareggio com'è? Boh, Desideria l'ha già detto, bella. Ha paura, ma... Io mi hanno detto una cosa, che se uno guarda gli uccelli nel bosco fa il bird watching, se li guarda quelli nelle macchine fa il guardone. Ma santa miseria! E quattro! In the car, in the night. Sex. Two persons, one man, one girl. In the car? Anche two men, two girl in the car. I don't know. Cosa stanno facendo? I don't know. Ok, thank you. In Cina non lo sanno come si fa. Cinese? Pochino. Però l'ultimo meme mi è piaciuto. O qual era? Baywatching, ti hanno iappato. A forza andare a girare così, per forza. Io non guardo mai nelle macchine. Sempre tu guardi te, santa miseria. Sono gli altri che guardano nelle macchine mia. Sì. Una macchina c'ho. Ecco qua. Un nostro spettatore. Pronto? Pronto? Non si sente bene, pronto? E io mi sono pronto! Chi è? Chi è? Ascoltami noi! Non è che ha sbagliato numero, signore, scusi! Buono, fino a farlo! Sì! Un mi tira più su! Ehi! Per favore, siamo in televisione, scusi, come si chiama lei? Chi è? Corbello, non ti lo so. Ah, Corbello, sì. Come sono si... Vincenzo. Vincenzo? A fidanzati di cognome. Sì, me l'ero accorto, sì. Senta, ha seguito la nostra trasmissione, la segue? Siete voi quelli di... Dovevo cambiare mestiere. Perché?
Lavoro in un centro di calcestruzzi, c'ho la voce impastata. Non è calcestruzzo, guarda, io glielo dico, forse è qualcosa. È l'acqua che ci aggiunge dopo, meglio l'acqua qualcosa. Senta Vincenzo, scusi. Sì! E lei è un nostro. Perché l'acqua la metto vicino al bacino! A quale bacino? Al mio bacino! Sì. Vita con l'acqua viva! Senta Vincenzo! Posso dire che io. Le piace la trasmissione? Ditelo voi, si chiama, ditelo voi. A capra le pelino! La ringrazio. Tu? Sì, mi dica! Che è andata via la linea! No, sono sempre qua la linea! Scusi, ma ho messo lo sbadiglio, lo sbaraglio! Sì. Mamma! Le piace la trasmissione? Le piace la trasmissione? Quasi quanti l'ambus! Mi fa piacere! Mi fa veramente piacere. Blusco e blusco preferisco voi. Bene, la ringrazio. Lo posso dire? Cosa? Vino buono, vino bello. Non ti funziona più. Ehi, arrivederci. Arrivederci, grazie Vincenzo, grazie. Sentito, ci seguono da tutte le parti. Andando a fare la pipì. Chi era? Era un certo Vincenzo, ha detto che ci segue, la trasmissione gli piace tantissimo. È una bella trasmissione, ditelo voi da tutta l'Italia. Bene, anche questa sera è tutto. No, no, come no? Da stasera è tutto? Da stasera è tutto, seconda puntata. Seconda puntata, da stasera è tutto. Sì, signori. Ma chi mi ha detto di chiamare? La prenda lei adesso, la prenda lei. Pronto? Pronto? Babba. Signore! Ditelo voi! Signora! Cazzo, fa lei tutta la volta via la linea! Ditelo voi! Ditelo voi! Arrivederci! Bene, signori, grazie! Alla prossima!